want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. 5. Una poltrona per 12. Una contemporanea storia di guerra che racconta le vicissitudini di una prestante compilatrice di Camp 3 intenta a combattere ogni settimana per l'inserimento dei convocati ad ogni partita della società. Tra infortuni, assenze e misteri, ella dovrà riuscire a terminare il lavoro prima dell'inizio del match o tutto andrà in fumo. Un cast di elevatissima competenza sia artistica che scenica contorna un'altrettanto elevata trama, mentre una poliedricissima Nadia Milani esprime il suo talento nel ruolo di protagonista. Insomma, un film da non perdere questo Natale. 4. Il barbiere di Cesenatico. Il musical, che ha incendiato il botteghino di Broadway lo scorso weekend, è la rappresentazione in chiave rock dell'opera del famoso compositore e artista Rossini, interpretato da un cast di giovani talenti, i Cinghialotti. Dopo un'estate di sollazzi, i Cinghialotti e vari consorti si sono diretti nella ridente Cesenatico, dove questa commedia musicale è ambientata per trascorrere una settimana all'insegna del tumulto e degli eccessi. Un capolavoro senza precedenti nella storia dei teen drama, con gli spettacolari Cinghialotti alle prese con il loro medium preferito, il canto e la danza. 3. Mamma, ho perso l'afgano. La commedia natalizia che ha stregato l'intera Mesopotamia. J.K. Afghan, noto attore autoctono, in questa commedia dal sapore agrodolce sparisce dal circolo pallavolistico del VS Volpe, preoccupando l'intero gruppo dei volponi. Ecco che in una fiesta umbertiana, sommersa dalla nebbia polesana, i volponi si mettono alla ricerca dell'afgano, incorrendo in nutre addomesticate e pedoni di nero vestiti, per giungere alla dimora del loro compagno, a cui dovranno prestare le loro migliori ed amorevoli cure. Il gioco però non sarà affatto facile. Premiato dal ministro della salute portoghese, questa allegra commedia mescola umorismo, esitazione e un certo senso di consapevolezza verso la nuova generazione di lebrosi che sta popolando il nostro paese. 2. Games of Volpone. Sbarca il botteghino, la premiere di una prossima serie TV firmata Veida. Un thriller storico ambientato nella medievale Capitellus, dove intrighi sentimentali, lotte di potere e arti magiche incateneranno lo spettatore al divano. Magistrale la scelta tematiche azzardate dal regista e dallo sceneggiatore Wisenberg, che sa creare un prodotto versatile e dettagliato, riservato ad adolescenti nullafacenti, ma soprattutto a casalinghe sognatrici. Se avete amato Foxyful, non potrete non prostrarvi dinanzi a questo capolavoro in cui ritroviamo attori come Matt, Tela Stolfi e altri maschioni super palestrati. Un marito floscio reale o un fantastico bronzo di Riace dietro uno schermo. A voi la scelta, care amiche. 1. Come Milano comanda. Spericolata pellicola in cui l'odore del sudore si mescola a quello dell'umidità. La famosa venditrice Gustava Pompilova entra sulla scena cinematografica con un suggestivo action movie che la vede protagonista nella città di Milano, apparentemente lontana dal Palavolpe, dove insieme alle sue amichette vive spericolate avventure notturne tra la prestigiosa Accademia Bocconiana e il convento delle sorelle Orsoline. Tra crisi mistiche, vocazioni incandescenti, voti di povertà, esami universitari e galà d'alta moda, la nostra protagonista dovrà compiere una grande scelta: amare Gesù o la moda. Al suo fianco troviamo nuove scoperte Veda, tra cui MJ ed AJ, nella parte di due saltimbanchi provenienti dal Politecnico e acerrimi rivali della bocconiana Pompilova, ma anche vecchie conoscenze tra le quali la Smarti e Ritino Repulsa.
Insomma, un film su cui riflettere per riscoprire lo spirito della misericordia e della rinascita a vita nuova. E con questo ho concluso. Auguri a tutti e un bacione per il nuovo anno.